Oggi muffin alla pesca. Wow! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi non ci vedrete perché questo è un video express. Non è perché siamo in pigiama. Anche. Per i... Dai però. Sì, è perché siamo in pigiama e ci seccava a mettere lo sfondo e quindi basta, vero, oggi va così. È vero. E allora ragazzi, oggi vi facciamo vedere come preparare questi... È vero, vediamo, guarda. Sì, è vero, c'è il pigiama. Oggi vi facciamo vedere come realizzare questi buonissimi e bellissimi muffin alla pesca che scottano in questo momento perché sono appena sfornati. Si chiamano i Peach Express Muffin. Muffin Express alla pesca perché sono con le pesche sciroppate, si fanno tutti in un blender o in un frullatore, sporcate una sola cosa per avere per voi ben 18 muffin enormi, guardate la mia mano, quindi bellissimo. Un bellissimo muffin grosso grosso, una bella merenda, una bella colazione. Bene, vi lasciamo al procedimento e poi vi facciamo vedere anche l'interno. Ed ecco gli strepitosi ingredienti per fare gli altrettanto strepitosi muffin alla pesca sciroppata. Sciroppata, ok. Quindi, direi i muffin delle emergenze, muffin della crisi. I muffin della crisi, quindi. No, vabbè, i muffin delle emergenze. Allora, 250 grammi di pesche sciroppate più 250 grammi sono una pesca e mezzo, più mezza pesca per decorare i muffin. Poi... 160 grammi di olio di semi. Poi 80 grammi, diamo tutte le misure in grammi così anche chi non ha la bilancia, quella in millilitri, può fare la ricetta. 80 grammi di sciroppo delle pesche. Solo 80 grammi. Non buttarlo. Quello che avete in più magari lo mettete via, ma questo 80 grammi per... Brava! Un cucchiaio di estratto di vaniglia, 3 uova intere, una bustina di lievito per dolci e mezzo cucchiaino di sale. Questo a gusto per la farcitura della confettura di pesca. Noi abbiamo della confettura extra alla pesca bianca. Questa sarà una ricetta molto veloce, poco tempo, ingredienti da dispensa, farò tutto nel frullatore, sporcherò un solo utensile e poi via direttamente nei pirottini. Bravo. Iniziamo subito. Nel bicchiere del frullatore mettiamo gli 80 grammi di succo di sciroppo delle pesche sciroppate, i 160 grammi di olio di semi. Voi mi chiederete: ma che semi? Mais, girasole, arachidi, va tutto bene. Io preferisco quello di girasole o di mais, quello che trovo prima prendo, insomma, e 3 uova direttamente in frullatore. Per non dimenticarlo, metto subito il mezzo cucchiaino di sale e anche l'essenza di vaniglia. E poi metto sin da subito dentro le pesche. Le pesche. Uno. No, buttala da più alto, così schizza tutto. Dai, proviamo. Due. Non vuole provare mai. E tre. Tre mezze pesche. E andiamo a frullare? E andiamo a dare una prima frullatina. A questo punto aggiungo lo zucchero, quindi vado a rifrullare il tutto. Adesso setaccio solo il lievito, solamente perché è così agglomerato, e lo setaccio insieme nella farina, non insieme alla farina. Lo metto nella farina setacciato, così tolgo tutti i grumi. Brava! No, perché può capitare che poi nell'impasto ti capiti poi il pezzotto di coso, no? Se non allora, è operazione. Difficile, però capita, se capita è orrenda ed è salatissima. Capita, e poi quando capita, capita sempre a me. Versiamo tutta la farina all'interno. Io lo sto facendo col cucchiaio solo perché ci siete voi a certo, guardare. Certo, se no già l'avrebbe buttato direttamente tutto fuori. Esatto, proprio vero. Allora,
ecco, così avrei fatto, capito? Infatti. Infatti. Cosa dobbiamo fare adesso? E adesso spostiamoci al frullatore e lì vi devo fare vedere una cosa. Cominciamo dalla velocità bassina, da 2, in modo che tutto si incorpori. Ok, a un certo punto mettiamo a metà e andiamo, se avete un blender, a impulsi. Se non avete questa funzione, non lo potete fare, basta. Fate accendi e spegni col frullatore. Brava, vai, brava. Vai su. Vedete, così si mescola tutto. E qui avete chiuso bene il tasto. A questo punto... torniamo al 2 al minimo, mettiamo quindi due altri colpetti a impulso, ok. Bello. L'impasto è pronto, la teglia è pulita e macchiata, ragazzi, mi è rimasta macchiata. E allora adesso, semplicemente colando l'impasto, riempio i pirottini per i tre quarti. A questo punto, se voi volete, farciteli con un cucchiaino di marmellata. Quindi a coprire una fettina di pesca sciroppata su tutto. Volevi dire una fettina di mezza pesca, vero? Come mi conosci. E adesso in forno a 180 gradi per 20 minuti, fate sempre la prova a stecchino. Perché possono essere 15 o possono essere 20. E allora, in più, forno combinato, ventilato e statico insieme, nella parte mediana del forno. Andiamo ad infornare. Eccoli i nostri bellissimi muffin! Wow, belli fumanti, guardate che belli, delle belle coppoline di pesca. E allora... adesso lasciamoli raffreddare ben bene, quindi vi facciamo le foto e vi facciamo vedere anche l'interno. Ok, belli saranno pur belli, ma saranno anche buoni? E allora, innanzitutto, prova taglio. Che ne dici? Potrei tagliare così e rendermi la vita facile, ma no, io lo taglio nel senso della pesca e anche del pirottino. Taglio tutto a metà e... wow, guardate che consistenza! Vediamo se sono morbidi. Sì, sono morbidi. E saranno anche buoni? Vediamo. Cottura perfetta, ancora un po' fumanti. Beh, per sapere se sono buoni dovete preparare la ricetta. Comunque beh, sono preparateli, guardate che bellezza. Preparate. Bene, lo assaggio, che dite? Io vi consiglio di farli, già che sono molto buoni e molto strutturati, anche con la marmellata dentro, come li abbiamo fatti, ma non so più quali siano. E soprattutto vi consiglio di farli anche... se volete, io non posso farlo perché sennò Enzo non li mangia più, con i pezzetti. Lasciate una pesca a pezzetti e buttatela dentro. Provate i nostri muffin con le innumerevoli varianti e fateci sapere. Un grande bacio a tutti!